molto indecisa se portarvi un film o una serie TV, ma alla fine ho raggiunto una conclusione. Dato che domani è San Valentino, per chi lo festeggia ovviamente non io in questo caso, ho pensato di portarvi una serie TV che ha come tema centrale l'amore. Vi parlo oggi di Modern Love, una miniserie, perché alla fine si tratta di 8 episodi, su Amazon Prime Video, che ho visto settimana scorsa e che ho adorato. Per quanto in questo momento l'amore non faccia assolutamente parte della mia vita, le storie d'amore comunque ricoprono sempre un posticino all'interno del mio cuore, quindi mi sono guardata molto piacevolmente questa serie, anche perché ha delle particolarità molto interessanti. Modern Love è una serie appunto originale di Amazon Prime Video, tra l'altro è stata una delle prime, se non mi sbaglio, a uscire sulla piattaforma, quindi magari molti di voi l'hanno già vista. Non vi faccio spoiler, quindi andate tranquilli, potete seguire questa recensione molto con leggerezza, ecco, senza avere la paura e l'ansia di ricevere degli spoiler. Ogni episodio è slegato dall'altro, quindi non c'è nemmeno un filo conduttore se non l'amore in ogni sua forma. Abbiamo appunto diverse visioni dell'amore, in quanto questa serie si è ispirata alle lettere che hanno scritto i fan, o comunque i seguaci, ecco, di una rivista newyorkese. Analizza l'amore in ogni sua sfaccettatura, però con una visione appunto moderna e non utopica, che è una cosa molto particolare, in quanto di solito le commedie romantiche o comunque le serie che hanno a che fare con l'amore non fanno, perché tendono sempre a farti vedere solamente i lati positivi dell'amore, solamente storie d'amore che, per quanto tragiche, finiscono sempre bene e via dicendo. Invece qua abbiamo diversissime sfaccettature appunto dell'amore, nel quale noi vediamo diversissime situazioni. Per esempio, l'amore sicuramente non è mai inteso solo come amore tra uomo e donna, uomo, donna e donna, insomma, di qualunque genere sessualità si parli, ma è inteso anche come l'amore in senso ampio, quindi anche l'amore familiare, l'amore verso i figli, l'amore verso i genitori, come l'amore si trasforma nel tempo e via dicendo. Ci sono diverse situazioni, cerco di elencarvele appunto senza fare spoiler, giusto da darvi un'idea generale di quello che potete trovare all'interno di questa serie. La serie si apre con una situazione che io ho trovato molto empatica, di una signorina, una donnina, che attraverso, se non mi sbaglio, i siti di incontri fa un appuntamento dietro l'altro. Il suo consulente principale è il portiere del suo palazzo, figura abbastanza enigmatica, in quanto fa sì il portiere, però funge un po' anche da padrino, ecco, di questa donna, dandole consigli su quanto un uomo possa essere giusto per lei e via dicendo. Molto simpatica questa cosa. Oltretutto poi la donna in questione finisce in un pasticcio, insomma la sua vita viene stravolta da uno di questi uomini con cui lei ha un appuntamento, e il portiere le farà effettivamente da padrino per tutta la sua vita, insomma diventerà un grande amico, e qua l'amore prende la forma di una forte amicizia e in un certo senso di un angelo custode, ecco. Mi è piaciuta molto questa cosa e ovviamente, essendo la prima puntata, mi ha portato poi a vedere tutte le successive. Nel secondo episodio c'è una riflessione molto bella sull'anima gemella, ecco, quindi ci sono due storie in contemporanea nel quale si va ad analizzare il ruolo dell'anima gemella, dove si spiega che comunque la compatibilità a livello teorico, se non altro, c'è solo con una persona, che ci si può innamorare veramente solo una volta, e ti fa ragionare molto sul lasciare andare, sulla vita che ti porta poi a fare delle scelte più pratiche, non necessariamente legate all'inseguire l'anima gemella, appunto. Queste due storie che si intrecciano sono molto diverse tra di loro, hanno come punto in comune appunto solo la figura dell'anima gemella, però prenderanno due strade completamente diverse, quindi è bello anche barcamenarsi tra una visione e l'altra di questa cosa. Adesso non mi ricordo di preciso l'ordine degli episodi, poi c'è un episodio che mi è piaciuto tantissimo, che all'inizio pensavo che fosse incentrato su una certa tematica che riguarda sempre i siti di incontri, invece in realtà no, perché abbiamo come protagonista una donna che è assolutamente la persona più stolare e bellissima del mondo, la sua vita è praticamente un musical, però c'è un risvolto negativo nella sua persona e se ne accorgerà lei stessa e soprattutto le persone che ha intorno. Qua l'amore non è l'amore uomo-donna, ma è l'amore inteso come amicizia fortissima, che va al di là
di quelle che possono essere i difetti di una persona, perché se c'è l'amore, i difetti diciamo che passano in secondo piano, ecco, o meglio vengono accettati per come sono e non c'è la necessità di cambiare per il prossimo. Soprattutto in questo episodio si analizza tantissimo l'apparenza, quindi quello che vuoi far vedere alla gente, quello che non vuoi far vedere alla gente per paura del giudizio degli altri. Mi ha fatto molto piangere questo episodio perché è stato super tenero, soprattutto ti fa ragionare sull'opinione che hanno gli altri di te. Questo l'ho trovato molto empatico dal mio punto di vista, quindi bellissimo. Poi ci sono altre sfaccettature dell'amore, analizziamo per esempio la differenza d'età nell'amore, per quale motivo magari una persona può essere attratta da una persona molto più grande, quali sono le mancanze magari in età più giovane che poi ci portano a fare delle scelte successivamente. Si analizza l'amore omosessuale, l'adozione di una coppia omosessuale, si analizza la figura della donna che non è in grado di crescere un figlio e che quindi affida suo figlio a una coppia esterna, quindi tutte le turpe mentali di questa donna, l'amore che potrebbe provare per il figlio, la coppia che è pronta ad accogliere il figlio altrui e quindi si prepara a condividere l'amore che normalmente condividevano solo con l'altro, con una terza figura, tutti i dubbi genitoriali possibili e immaginabili, poi abbiamo una coppia in età molto avanzata, insomma. Ecco, questo è un riassunto generale, vi ho analizzato qualche episodio che mi ricordavo meglio, però in generale questa serie analizza l'amore non in maniera canonica, quindi non la classica commediola americana, ma va ad analizzare delle storie vere, quindi hai un punto di vista molto più ampio dell'amore e soprattutto hai modo di ragionare e riflettere sulle varie sfaccettature che questo sentimento grandissimo ha. Mi piace molto il fatto che siano tutti slegati perché appunto, ripeto, ti dà una visione molto più globale di quello che può essere l'amore. E un'altra cosa molto bella che ha questa serie, che molte serie non hanno, è che i protagonisti cambiano di volta in volta. Tra l'altro in questa serie ci sono degli attoroni pazzeschi, tra cui anche Anne Hathaway. Oddio, non mi ricordo il nome di quell'attore bravissimo che ha fatto Skins, The Millionaire. Insomma, il cast è stellare veramente e penso che sia stellare proprio per il fatto che non appaiono tutti in tutti gli episodi, se non nell'ultimo, dove per chiudere la serie si fa una sorta di intreccio di tutte le varie storie che io ho adorato tantissimo. Infatti l'ultimo episodio, l'ultima storia diciamo protagonista dell'ultimo episodio, è molto più breve, molto più concentrata, ecco, nella prima metà, e la seconda metà invece è tutta dedicata a capire come sono nate le storie d'amore che ci sono all'interno di questa serie. Ed è bellissimo perché ti fa anche capire come non tutti hanno gli stessi tempi nel quale iniziare una storia d'amore. C'è chi la inizia prima, c'è chi la inizia dopo, c'è chi la inizia da giovanissimo, chi da anziano. È bellissima questa cosa, è stata veramente super. Insomma, una serie molto leggera, ma allo stesso tempo che ti fa riflettere veramente tantissimo. Io l'ho adorata e spero che l'adoriate anche voi se seguirete questo mio consiglio, gradito spero. Se l'avete già vista fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like di supporto. Se volete supportarmi ulteriormente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video. E ovviamente se pensate che questa serie possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, permettetevi pure di condividere questo video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo lunedì 15 con il make up poraccio in occasione del carnevale, anche se quest'anno il carnevale lo festeggeremo QB perché feste di carnevale suppongo che non ce ne saranno, ma magari potete fare tipo, che ne so, una festa online o cose del genere per il quale vi può servire un trucco a tema. In ogni caso sarà un video molto divertente, quindi guardatelo. Il prossimo episodio di TV Joe sarà il 7 di marzo. Un bacione! E ci vediamo alla prossima e buon San Valentino a tutti coloro che lo festeggeranno.